Sesto Agone Placidiano al liceo classico Dante Alighieri, gara nazionale di traduzione dal greco antico che porta a Ravenna gli studenti di 23 licei italiani, dal Piemonte alla Calabria. Il vincitore del concorso, che sarà proclamato in maggio, otterrà il diritto di partecipare alla terza edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Cultura Classica indette dal MIUR a Palermo. Gli studenti sono circa 65 e provengono da 23 licei di tutta Italia e questo è per noi veramente molto importante e di grande soddisfazione perché questa sesta edizione dell'Agone Placidiano diventa veramente sempre più importante anche perché è diventato un concorso internazionale. Quest'anno per la prima volta partecipano al piccolo Agone Placidiano anche studenti di Svizzera e quindi naturalmente questo per noi può essere l'inizio di una internazionalizzazione. L'importanza dell'Agone è sottolineata dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha scelto alcune gare che danno l'accesso alle Olimpiadi nazionali della cultura classica e l'Agone Placidiano è una di queste. Quindi il vincitore di questa competizione si recherà a Palermo in maggio per poter partecipare a questa importante gara nazionale che vede naturalmente coinvolti tutti i grecisti studenti più famosi d'Italia. Professore, quali sono le prove che devono affrontare oggi i ragazzi? Sì, il tema di quest'anno del Sesto Agone Placidiano è il tema della bellezza, un'esperienza antropologica fondamentale che i ragazzi svilupperanno a partire da due testi, un testo di Aristotele, tratto dall'Etica a Nicomaco, testo in prosa, e a scelta, un testo in poesia tratto dall'Odissea. I testi sono stati scelti dal professor Alessandro Iannucci, docente nel Dipartimento di Beni Culturali, dell'Università di Bologna, con sede qui a Ravenna. Com'è andata? Mi è piaciuto molto partecipare perché è stata un'occasione anche per mettermi alla prova, per vedere cosa sono capace di fare. E in sé ho scelto la versione in prosa di Aristotele, che parlava della bellezza, la virtù e il piacere. E ho imparato anche delle cose nuove traducendo su temi un po' diversi dal solito che riguardano l'uomo in generale. Da Roma per la gara di greco qui di Ravenna, come mai? Ma in realtà perché vado bene a scuola e greco particolarmente non vado male, poi comunque a scuola da noi questa gara è necessaria anche per prendere più crediti e quindi poi ho unito l'utile al dilettevole e è andata così. Io ho scelto la prosa, era abbastanza fattibile. E mi è anche piaciuto l'argomento, l'etica nicomachea di Aristotele, quindi insomma Aristotele che dà dei precetti, degli insegnamenti, possiamo dire, a diciamo, questo suo discepolo. Quindi il tema trattato diciamo, era anche interessante, il fatto diciamo, dei valori diciamo, dei greci in cui appunto bisogna cercare di essere buoni, nobili, capito? Quindi è una sorta di insegnamento che Aristotele dà. Quindi ho scelto questa traccia e l'ho portata fino in fondo. Ho fatto la poesia, però spero bene, ovviamente. Era abbastanza impegnativa, soprattutto il commento magari, però molto bella sicuramente. In prima superiore avresti mai detto che avresti fatto una gara di greco? No, in prima superiore, cioè, era tutta grammatica, così non avrei mai pensato di partecipare. È una bella comunque conquista, ecco, arrivare all'ultimo anno, poter partecipare tra gente di Venezia, Milano, tutti molto bravi. Inizialmente non volevo partecipare perché pensavo di non essere all'altezza, però comunque è stata un'esperienza sicuramente da rifare perché sicuramente, cioè, mette in gioco, permette di diciamo, sì, mettersi in gioco appunto e anche capire le proprie capacità. Quando ti hanno proposto di partecipare a una gara di greco, che cosa hai pensato? Che era un buon modo per mettermi alla prova, anche perché quest'anno ho l'esame di maturità, che la seconda prova è appunto questa materia, quindi ho pensato bene di partecipare, anche perché insomma partecipano anche da varie regioni d'Italia, quindi mi è piaciuto, insomma, ho voluto farlo e mi sono fatto avanti, insomma. No, anche perché all'inizio greco non mi piaceva, quindi sicuramente è stato un bel traguardo comunque. Hai finito un'ora prima, com'è andata?
Ma credo di essere andata bene, il commento non molto perché non sono molto brava a fare questi commenti, però la prova è andata bene e non sono assolutamente preoccupata, ma boh, non lo so perché in realtà dovrei esserlo forse. Sì, molto soddisfatta. Federico Lega per Ravenna Web TV.